Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i Funghi, il programma quotidiano in onda su Telebelluno, ma disponibile anche su YouTube, che spiega quali sono le specie più diffuse di funghi nel territorio bellunese grazie al micologo Fabio Padovan. Oggi cosa abbiamo trovato? Oggi abbiamo trovato un fungo del genere Agaricus, cioè di quei funghi chiamati comunemente prataioli. Quindi è un parente stretto degli champignon che si trovano nei supermercati o dal fruttivendolo. È un fungo commestibile che è abbastanza diffuso nei nostri boschi, in particolare nei boschi di conifera, molto più raro invece nei boschi di latifoglia. È un fungo bianco, come si vede in questi esemplari, che inizialmente ha un cappello chiuso, quasi emisferico, poi diviene convesso, si apre e aprendosi il cappello lascia il velo parziale a formare un piccolo anello a mo' di gonnellino sulla parte alta del gambo, un anello membranoso che è liscio o appena striato nella parte superiore, invece presenta qualche placca di velo un po' più colorato nella parte inferiore. Il fungo è, abbiamo detto, prevalentemente di colori bianchi, solo a maturità può assumere colorazioni un po' più brunastre e un ingiallimento anche abbastanza diffuso. Se noi tocchiamo la superficie ha un ingiallimento esterno che è caratteristico di questa specie. Le lamelle, che sono abbastanza fitte, sono inizialmente chiare, poi un beige chiaro, poi diventano rosa e poi via via dal rosa vanno verso il violaceo grigio, fino a diventare nerastre negli esemplari più adulti quando le spore maturano. Questo perché? Perché le spore sono nere e man mano che maturano colorano la superficie delle lamelle che diviene via via più scura, passando per tonalità rosate e violacee. La superficie del cappello, abbiamo detto, è una superficie che non è, che oltre ad essere bianca non è perfettamente liscia, ma ha delle fini squamettature che sono evidenti soprattutto con luce radente, come si vede bene in questo fungo, e poi dei fiocchi di velo più abbondanti verso il margine del cappello. Il gambo è un gambo molto caratteristico perché è un gambo cilindrico, come forma della sezione, però presenta sempre una piega, una curvatura verso il basso e termina con un bulbo che è un bulbo marginato e caratteristicamente compresso sotto, è come se fosse stato compresso dal basso. Questa forma compare sempre in questo tipo in questo fungo. Infatti questo fungo, che adesso si chiama Agaricus essetei, una volta si chiamava Agaricus abrupti bulbus, che faceva proprio riferimento alla forma particolare del bulbo di questo fungo. È un fungo che ha un odore caratteristico un po' di anice, come un po' di mandorla amara, quindi è un miscuglio di questi due odori, ed è gradevole anche cotto, perché si può mangiare tranquillamente come i normali pratajoli che si acquistano al supermercato. Volevo farti una domanda un po' diversa dal solito, cioè chiederti se c'è un livello di maturazione ideale per mangiare un fungo, oppure se uno predilige il fungo più piccolo, ancora chiuso, da quello aperto, è la stessa cosa. Allora, diciamo subito che intanto il discorso vale da specie a specie, perché ci sono alcuni funghi che mantengono più o meno la loro consistenza anche nel fungo adulto, e funghi invece che man mano che diventano vecchi o divengono troppo soffici e quindi meno adatti alla cottura e alla consumazione, oppure divengono troppo fibrosi. Quindi diciamo che è un po' una cosa che va valutata specie per specie. È chiaro che il fungo deve essere sempre fresco e in buono stato di conservazione, non deve presentare assolutamente larvature o ammuffimenti qua e là, e allora si può andare tranquilli. E con questo è tutto, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Conoscere i Funghi.